Dal Vangelo secondo Luca. Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, concedimi di andare a seppellire prima mio padre». Gesù replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi da quelli di casa». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Fratelli, il Vangelo di oggi è meraviglioso, perché apre dinanzi a noi una prospettiva che forse non abbiamo mai colto fino in fondo, la prospettiva della nostra vita, della nostra missione, del motivo per cui Gesù è passato nella nostra vita e ci ha salvati. Il motivo per cui Gesù ha fatto per noi cose folli, se è che lo abbiamo sperimentato, se è che un pochino oggi possiamo dire, tu puoi dire: certo, il Signore mi è venuto a cercare, mi è venuto a prendere sulle sue spalle quando ero perduto, quando ero una pecora perduta, e continua a farlo quando mi perdo, quando mi allontano da Lui. Così, perché dietro a questa parola, fratelli, dietro a questo brano del Vangelo sulla sequela, sul discepolato, sulla missione, c'è Gesù Cristo. Appare Gesù Cristo come il discepolo del Padre. Appare Gesù Cristo adatto per il regno dei cieli. Perché l'unico veramente adatto per il regno dei cieli, cioè letteralmente ben messo, ben posizionato. Perché? Perché viene dal cielo, perché viene dalla casa del Padre. Lui è l'unico che veramente conosce perfettamente la casa del Padre, che non ha mai disprezzato la casa del Padre come il figlio prodigo. Perché dietro a questo Vangelo ci sono queste due figure. Il figlio, Gesù Cristo, ben messo per la casa del Padre, per il regno dei cieli, e il figlio prodigo, se vogliamo anche l'altro figlio, ma lasciamolo un attimo di là, da una parte, il figlio prodigo, mal messo per la casa del Padre, non stava a suo creato, generato, nato, per stare nella casa del Padre, si è sentito mal messo, si è sentito male dentro la casa di suo padre, voleva la sua eredità, voleva quello che gli spettava, che per andare a cercarsi un posto dove si sentisse meglio, dove fosse ben messo. Allora Gesù Cristo esce, si allontana dalla casa del padre. Il verbo allontanare è importante perché è molto simile, è lo stesso che appare nel Vangelo oggi, ti seguirò, cioè mi allontanerò, lascerò tutto per mettermi dietro a te. Allora, Gesù si allontana, esce dalla casa del Padre per andare a cercare la pecora perduta, per andare a cercare questo figlio che non si sentiva ben messo a casa sua, che non si sentiva a posto a casa sua. Fratelli, questo è il problema più grande di tutti gli uomini, il tuo, il mio, quello dei nostri figli, per i quali tante volte tanto peniamo, per le persone che abbiamo a cuore. Il demonio ci dice che nel paradiso non stiamo bene, il demonio ci dice che la casa del Padre non è la nostra casa, la Chiesa,
per molti ragazzi, no? Per molti giovani, non è la loro casa. Perché? Perché è tutta regole, perché è tutta obblighi, perché sono tutti moralismi. Alle volte lo contribuiamo noi a fare questo. Per cui questa parola è molto importante per tutti noi, adesso lo vedremo subito, Perché la vera menzogna del demonio è in fondo dirti che tu non sei figlio di Dio. È la stessa cosa che dirà a Gesù, no? Se sei figlio di Dio, perché ti deve succedere questo? Le tentazioni, no? Alle quali Adamo ed Eva, alle quali questo figlio ha ceduto, ha creduto alla menzogna, che in quella casa non stava bene, che non era adatto per la casa di Dio, non era adatto per essere figlio di Dio, ma non nel senso che alle volte può succedere anche questo, cioè che è troppo grande per me la cosa. Più spesso è perché il demonio ci convince che è troppo piccola per noi questa casa, è troppo poco quello che ci dà. Allora prendiamo quello che abbiamo, le nostre risorse, la nostra eredità, e andiamo a cercare fortuna, andiamo a cercare posti dove siamo messi meglio, più adatti a noi, e nei quali noi siamo più adatti. E quali sono i posti nei quali noi siamo adatti? Non è adatta la comunione, non è adatto l'amore, non è adatto l'uscire da se stessi, non è adatta la trasparenza, l'innocenza, la verità, la pazienza, la mitezza, la libertà. Tutto questo non è adatto per noi, tutto questo non è, per tutto questo noi non siamo ben messi, cioè non ci piace, noi dobbiamo essere messi in un altro modo, perché tutto questo significa ben messi, cioè essere messi, essere posti. Il verbo greco è molto, riguarda proprio una posizione, no? O eretta o supina, a seconda di come si mette il verbo, ma significa sempre la posizione di donarsi, di lasciare suo padre, sua madre, cioè di lasciare se stessi, come Adamo, per unirsi alla propria moglie, per unirsi alla propria donna, per unirsi all'altro, e per l'altro per accogliere in questo amore mutuo che è il paradiso, che è l'immagine e la somiglianza di Dio. Allora per questo non siamo ben messi, non ci piace che ci aprano la costola per cui venga fuori una persona, un tu nel quale trascendermi. Il demonio è lì entrato, ma che cosa stai dicendo? Appropriati tu, mettiti in un'altra posizione, cambia verso, cambia posizione e fatti tu Dio. E così il risultato qual è stato? Che niente è più adatto per noi, niente è adatto per l'uomo, nulla. E come finisce il figlio prodigo? Scendendo tutti i gradini della desolazione, della corruzione, della depravazione. Sembrava che con il lavoro, che il lavoro fosse il prestigio, per esempio, fossi ben messo per il prestigio, per il lavoro, per la carriera. Alla fine mi licenziano, cioè alla fine mi licenziano nel senso che non c'è lì la felicità, lo perdo. Gli affetti, la carne, le concupiscenze. Insomma, alla fine, per non farla lunga, possiamo mettere ciascuno di noi quello che è stata la nostra storia, quella che è la storia di tuo figlio, quello che è la storia di tutti i giorni, dove il demonio arriva per cercare di strapparci dalla casa del padre. Allora, l'esito, la fine è il nulla, non essere adatto più per nulla, non essere adatto per nulla, non essere ben messo se non per la morte, essere messo giusto, 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 giusto per scendere in un sepolcro dove è sceso quest'uomo, bene, questo figlio, bene, Cristo è lo sguardo del padre che non ha mai lasciato questo figlio, e da quando ha peccato, e metterò, la donna schiaccerà la testa del serpente, come dire, io non ti lascerò mai, arriverà il momento in cui tu capirai, il momento in cui tu rientrerai in te stesso, cioè rientrerai nella verità, in quello che tu sei,
nel tuo essere messo per me, nel tuo essere stato creato per me, per la casa mia, per la vita celeste, per il paradiso. Allora Gesù va a cercare questo figlio, va a cercare questa pecora tonta, orgogliosa, che esce dal gregge. Gesù è l'immagine, tutto questo Vangelo descrive Gesù che è occhi, mani, piedi, carne, pensiero del Padre, che esce dal cielo, che esce dalla sua casa per andare a cercare questo figlio. Per questo il Padre è sempre alla finestra, per questo quando il figlio tornerà gli potrà correre intorno, saprà, perché riconoscerà suo figlio. Allora Gesù va con un'urgenza, perché sa che anche un secondo di più potrebbe determinare la durezza, l'indurimento totale e definitivo. L'urgenza dell'amore. Non può sopportare il Padre, non può sopportare la compassione del Padre. È la compassione che si fa carne nel Figlio, che va a cercare. Per questo il Figlio è ben messo. È messo come? Nella croce. Per entrare in quella morte, per entrare in quel sepolcro, deve percorrere deve fare lo stesso cammino che ha fatto quell'uomo, che ha fatto quel figlio. Per questo tutto questo Vangelo, e nel contesto di ieri, che noi ieri non abbiamo letto perché era la festa degli angeli, il versetto alcuni precedenti, che dice, essendosi compiuti il tempo, essendo nel compimento Gesù, nel compimento del suo mistero di Pasqua, in cui sarà elevato, in cui sarà assunto al cielo, passando per la morte, passando per la croce e la passione, la croce e il sepolcro, essendo questo tempo, allora Gesù indurisce il suo volto, dice, come Isaia, come il servo di Yahweh, che lo rende duro, perché ha questa missione, non può derogare la sua vita, il suo essere sulla terra, il senso, la direzione della sua vita è quel figlio perduto, perché agli occhi del Padre nessun figlio è perduto, nessuno è orfano, ma sono orfani. Allora Gesù deve andare a raggiungere e dire, oi, fratello mio, come diranno, vai dai miei fratelli. Allora deve correre, è qualcosa più profondo, più forte di lui stesso, no? E questo lo fa passare attraverso il Getsemani, non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu, Padre. Che cosa vuole il Padre? Riportare quel figlio a casa, riportare quella pecora a casa, per cui non importa la sua carne, non importa i suoi desideri, non importa la sua natura umana, se dovrà essere calpestata, non importa superare ogni ostacolo, ogni legge, perché c'è questo impulso dentro, questa volontà del Padre che si fa carne in lui, volontà di amore infinita. Per questo non c'è tempo per questo si pone sulla croce, è ben messo sulla croce, non ha dove reclinare il capo. Perché? Perché quello, se leggete il Vangelo, se vi ricordate, quel figlio prodigo non ha dove mangiare, non ha dove riposare, è morto, è entrato in una situazione tale che non ha riposo, è quello che non ha riposo, il peccatore, come sei stato tu, come sono stato io tante volte, come sono io stato forse ieri, perché quando c'è il peccato non c'è riposo, non c'è pace, c'è angoscia. Allora per questo non ha dove reclinare il capo, non ha una tana astuta, non può vivere nell'astuzia, non può vivere come un pagano cercando ricorsi umani, psicologia, Freud, assistenze sociali varie, dibattimenti, giudici. Non c'è tutto questo. No, gli uccelli sono l'immagine dei pagani e la volpe è l'immagine di Erode, d'astuzia. Cioè quello che dice Gesù, quello che dice San Paolo, la croce è stoltezza e scandalo. Per questo Gesù non ha tempo
Perché? Perché sa che quel nido che ha fatto quell'uomo, che ha fatto quel figlio, è falso. Di fatto è una tomba. Il nido di Erode, la reggia, è una tomba e lì morirà. I nidi degli uccelli del cielo sono precari, non hanno radice, finiscono. Per questo c'è bisogno di un albero, come dice in un'altra parabola, no? L'albero della croce, che distende i suoi rami fino a trovare il figlio perduto e riportarlo a casa, cioè fare lì, fare per lui, preparare per lui il nido vero, il regno dei cieli. Tornare, cioè lui, Gesù, si fa adatto a quel figlio perduto, per fare quel figlio perduto adatto al regno dei cieli, adatto a casa sua, per rifarlo adatto, per fare che egli torni ad essere ben messo per il regno dei cieli. E come? Se non crocifisso. E come? Se non superando le convenzioni umane. Come? Lasciandosi seppellire. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Lui si lascia seppellire da un morto, da questa società, dai peccati, dalle angustie, dalle angosce, dalle menzogne, da tutto quello che in questa società, i morti di questa società, seppelliscono i loro morti. Cioè, lui è entrato in quella risposta falsa che il mondo dà alla morte, al peccato, che è la morte. Come dà la risposta alla malattia? Con un'altra malattia, con la morte, con l'eutanasia, con l'aborto, oppure con la droga, con l'alienazione, con il sesso, con gli idoli, che sono tutti morti, morte, morte per i morti. E Gesù entra lì, accetta entrare lì, questa è la strada che lui percorre, indurendo il volto, lasciando che gli altri lo perseguitino, che gli dicano che non è eretico, che lo maltrattino, perché deve entrare lì, deve essere seppellito lì dove è stato seppellito quel morto. Che cosa? Dice, non hanno neanche, cioè neanche le bacche gli davano da mangiare, neanche il cibo dei porci gli davano, cioè l'avevano seppellito. I morti hanno seppellito il loro morto, che era quel figlio che si era consegnato a loro, scappando dalla casa del padre. Gesù per questo si è congedato, ha lasciato, il verbo congedare in greco vuol dire lasciare tutto, è usato anche per i beni. Gesù, no? Congedati dai beni. Chi non si congeda dai beni non mi può seguire, non può essere mio discepolo. Ma perché? Perché allora per scendere da quest'uomo, che proprio per essersi, da questo figlio, no, prodigo, che proprio per essersi attaccato a tutti i soldi da questi è stato seppellito, si è dovuto congedare suo malgrado da tutto, dentro quella tomba in cui era ridotta la sua vita, Gesù si congeda da tutto, anche dal suo essere Dio. Dice, non considerò un tesoro geloso il suo essere figlio di Dio, la sua natura divina, ma umiliò se stesso, si è congedato dai beni, da tutto, da suo padre, tanto che sulla croce ha detto, Dio mio, perché mi hai abbandonato? È andato nel posto più lontano dal padre per prendere l'uomo più lontano dal padre, l'uomo che più si era allontanato. Nel Getsemani non si è guardato indietro come la moglie di Lot, non ha cercato di difendersi, non è andato prima a fare altre cose, perché la sua priorità sei tu, è quell'uomo, è quel figlio perduto, la priorità del padre. Per questo non aveva bisogno Gesù di andare a congedarsi dal padre, andare a sistemare le sue cose, no, lui era stato inviato ad andare a prendere quel bambino, quel piccolo, quello che aveva perso anche la dignità di uomo, che non si riconosceva più nemmeno come figlio, dice non sono degno di essere chiamato figlio, no? Perché cosa? Perché lui potesse rientrare in se stesso. Quando l'ha trovato, le ha toccato il cuore,
E questo è quello che ha fatto Gesù Cristo, questa è stata la missione. Nella tomba lo ha fatto rientrare in se stesso, cioè lo ha fatto tornare alla verità. Tu sei, come dice l'omelia del Sabato Santo, risorgi mia effigie, risorgi, tu sei figlio di Dio, non è vero che sei un orfano, c'è un posto per te a casa del Padre, io sono venuto per te, sono venuto per dirtelo, coraggio, rientra in quella parte incorrotta di te, coraggio. E il figlio rientra, si alza, dice, perché Cristo è con lui e lo risorge e lo accompagna sulla strada che già lui ha percorso. La strada del ritorno, il cammino di ritorno al Padre, di ritorno al Regno dei Cieli, perché Gesù Cristo lo aveva fatto adatto nella sua risurrezione, nell'offerta di se stesso, nel suo mistero pasquale. Per questo quando torna il Padre dice: accidenti, è festa, ammazziamo il vitello grasso, l'anello al dito, il vestito più bello. Lo fa adatto, lo rende di nuovo adatto, ben messo, ben vestito, degno della casa, degno del Regno dei Cieli, degno della casa del Padre. Allora questo è il contesto. Adesso metteteci voi la vostra vita, la mia vita, mettiamoci la nostra vita, dice un tale sulla strada, e su questa strada che sta percorrendo Gesù per andare a cercare la pecora perduta, c'è l'immagine di ciascuno di noi, l'immagine della Chiesa, l'immagine di tua e mia oggi, che partiamo con grande entusiasmo come Pietro, amati, salvati, avendo visto questo che ha fatto Cristo con noi, bene, dentro di noi viene questo voglio, io ti seguirò dovunque andrai, cioè andrò dietro a te, dice, seguire appiccicato, è bellissimo, questa parola è stupenda, stare in greco, è stare appiccicato dietro, come uno che va incordata, che c'ha paura, che sta lì abbracciato dietro, no? Che non si stacca da quelle orme. Dice, io ti seguirò dove tu ti allontanerai, dice letteralmente. Ah sì? Prima devi conoscerti però. E allora scoprirai, dobbiamo scoprire che abbiamo tante tane, dove noi cerchiamo anche come genitori di risolvere i problemi dei figli, dalle nostre tane, dalla nostra furbizia, dalla nostra sapienza, oppure come i pagani, come gli uccelli del cielo, cercando di gestire le cose, perché in fondo continuiamo a confondere il Regno dei Cieli con i nostri nidi, e lì vorremmo far tornare forse le persone, forse il tuo fidanzato, forse il tuo marito, e non è così, perché c'è un solo modo per incontrarsi con gli altri, c'è un solo modo per vivere, per essere fecondi, per seguire Cristo, cioè per essere suo, per essere quello secondo il quale noi siamo stati chiamati. E qual è? C'è solo un modo adatto, adeguato, nel quale noi possiamo essere ben messi nella vita, ben messi nella nostra missione. Quale? Allargare le braccia, stenderle sulla croce, lasciare che i morti seppelliscano i loro morti. Per questo, dopo aver capito che non sono le tane, che non sono le sicurezze umane, quelle che salveranno questa generazione e che faranno di noi dei cristiani secondo la volontà del Padre, allora eccoci, chiamati, tu vieni e seguimi, chiamati dal Signore. Quale priorità? La salvezza degli altri, la salvezza di tuo marito, di tua moglie, dei tuoi figli, la salvezza di questa generazione ingannata, lasciando che i morti seppelliscano i morti, lasciando che questa società, e senza entrare lì c'è un'urgenza più grande che andare a morire, che andare a dare la vita, che andare a prendere le persone laddove sono. Lascia, reclina il capo sulla croce di tuo figlio, non fargli moralismi, non contribuire a seppellirlo con i tuoi moralismi, con i tuoi legalismi o con i tuoi liberalismi, libertinismi, con la tua amicizia. Mettiti con lui, reclina il capo sulla croce dove lui è andato a finire. Fai la stessa strada di Cristo. Appiccicati a lui, unisciti a lui profondamente con il cammino della Chiesa, il cammino di conversione che la Chiesa ha per noi. La preghiera, i sacramenti, la parola, appiccicati a lui,
come il Salmo 63, come l'anima si stringe, eh? E letteralmente dice: la mia persona è incollata a te, la mia anima, il mio nefesh, è attaccata a te. Perché? Per salvare quelli che, lo stesso verbo, sono attaccati al denaro, sono attaccati agli idoli, addirittura sono apostati, cioè attaccati a quello che è il contrario di Dio. Per salvare chi è così, ti devi attaccare a Cristo. Non entrare in discussioni, non entrare nel regno dei morti. Non dare soluzioni umane, dei morti. Annuncia il regno di Dio, annuncia il Cherigma, annuncia a tuo figlio, annuncia a tua moglie, annuncia a tuo marito, con la parola e con la tua vita, che Cristo è risorto. Annuncia il Vangelo, annuncia la buona notizia, la stoltezza. Non guardare indietro, non fare come la moglie di Lot, cercando di capire a seconda perché mi è successo, perché non ho fatto, andiamo a prendere quello, rimettiamo a posto quest'altra cosa. Questo lo fai con te stesso, lo fai con la tua famiglia, lo fai con tutti, con i tuoi figli. Questo è tutto, rimani una statua di sale che ha perduto il sapore, cioè lo stesso verbo è usato per quando dice inadatto, non serve più per niente. Tu guarda. Guarda, segui, appiccicati a Cristo e segui Lui per entrare nei bassi fondi di questa società, per entrare nella morte degli altri. E lì la Caritas Christi, urget, ci spinge lì, a non vivere più per noi stessi, ma a vivere per colui che è morto e risorto per noi. Questo significa seguire Cristo, entrare in questa dinamica, entrare, indurire la nostra faccia, indurire il nostro volto nel suo amore, come pietra, per entrare anche noi e uscire anche noi da questo mondo, essere assunti in cielo anche noi con Cristo, passando per la morte e trascinando con noi le persone alle quali siamo stati affidati o che ci sono stati affidati. Coraggio, perché tu sarai felice se la tua priorità, la cosa prima, quello che tu ami veramente, la priorità che tu dai col tuo tempo, con i tuoi pensieri, con i tuoi soldi, con la tua forza, con tutto, la tua salute, la tua priorità è la salvezza di chi ti è accanto. Allora sarai felice, allora sarai cristiano, allora vuol dire che Cristo ha preso possesso di te, vorrà dire che tu sei appiccicato a Lui fino a che, come un vero discepolo, non sia più tu stesso a vivere, ma Cristo in te. Questo è quello che il Signore vuole. Per questo ti ha chiamato, per questo ci ha chiamato, per questo siamo su questo mondo. Coraggio, buona giornata.